Ferrovie dello Stato italiane ha presentato ieri in conferenza stampa un maxi piano di investimenti da 190 miliardi per i prossimi 10 anni. Un piano ambizioso e pieno di sfide che stiamo affrontando da tempo per uno sviluppo sempre più sostenibile delle infrastrutture e della mobilità al servizio del Paese, dichiara il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, onorevole Giancarlo Cancelleri. Sono orgoglioso di questi investimenti così ingenti, sicuro che il lavoro finora svolto al Ministero per la mia terra sta raccogliendo i suoi frutti. Dei 190 miliardi di investimenti in tutta Italia, il gruppo Ferrovie di Stato italiane ne destinerà infatti 20 miliardi alla nostra isola, tantissime risorse che aprono ad uno scenario di mobilità sempre più multimediale, digitale, condivisa ed ecologica, commenta orgoglioso il sottosegretario. Innovazione, digitalizzazione, interconnessione, non basta più la mobilità, è il tempo dei servizi digitali interconnessi, innovati. Nel piano di investimenti presentato ieri dalle Ferrovie, tantissime opere ferroviarie e stradali da realizzare, potenziare e completare in tutto il territorio siciliano. Circa 14 miliardi sono stati destinati ai progetti su rotaie, quello più ambizioso è sicuramente il collegamento veloce Palermo-Catania-Messina. Altri interventi da annotare sono naturalmente il passaggio tra Palermo-Agrigento e Portempedocle, il collegamento con l'aeroporto di Trapani. Circa 6 miliardi sono invece destinati alle infrastrutture stradali ed in particolare ai progetti della Ragusa-Catania, la Palermo-Agrigento, la tangenziale di Gela, la strada statale 284 che collega Adrano a Paternò. Infine circa 1 miliardo è destinato al polo logistica e 400 milioni al polo passeggeri in ambito ferroviario, che si traducono in ulteriori treni per il trasporto locale e nel potenziamento del servizio diurno e notturno.